Finisce tra le polemiche l'avventura di Morgan a Ballando con le stelle. Il cantante ha perso contro Arisa in una sfida diretta e si è dovuto accontentare del terzo posto in classifica. A pesare sul risultato finale il voto della giuria. Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno votato Rosalba Pippa, mentre Ivan Zazzaroni e Caroline Smith hanno scelto l'ex leader dei Blu Vertigo, anche Laura Chimenti. La giornalista del TG1 invitata a bordo campo al posto di Alberto Matano in quarantena, ha preferito l'esibizione dell'artista con Alessandra Tripoli. Il pubblico da casa ha fatto il resto. Arisa è passata alla finalissima con il 58% delle preferenze, mentre Morgan si è dovuto accontentare del 42%. L'ex marito di Asia Argento si è detto contento della vittoria della sua collega, ma non ha apprezzato le decisioni di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, con i quali ha avuto un rapporto difficile per tutta la durata della trasmissione. Morgan si è lasciato andare ad uno sproloquio contro i due giurati di Ballando con le stelle. Ho fatto tanti esami nella mia vita, al conservatorio e altrove. Due giudici come voi da altre parti sarebbero stati subito licenziati. Perché non siete competenti della materia? Spero che il prossimo anno non sarete più lì a rubare gli stipendi. Il posto a gente che ci capisce. Non capite nulla. Non vedevo l'ora di ammutolire la Lucarelli. Tutta l'Italia mi ama. Milly Carlucci ha provato a calmare il suo concorrente, mentre Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno replicato con il sorriso. Pure Alessandra Tripoli ha cercato di zittire il suo allievo. A un certo punto la Lucarelli ha invitato la conduttrice Rai a dire qualcosa in difesa dei suoi giurati, ma la Carlucci ha preferito non farlo. Selvaggia Lucarelli ha poi lasciato un commento su Twitter. Sono felice di essermi sottratta a questo gioco molte puntate fa. E avevo ragione.